Ed allora finalmente ce l'abbiamo fatta, finalmente ci siamo dopo una lunga attesa, ma comunque ben accompagnata da qualche bella canzone offerta da Guzzostein. Eccoci qua per il Gamers Legacy Championship Summer. Io sono Vasa e qui con me, bellissimo, tutti i suoi bellissimi capelli, abbiamo anche Guzzostein nella sua Guzzo Station. Allora, prima di iniziare con i game di StarCraft, credo sia giusto ricordare specialmente adesso quella che sarà la scaletta di quest'oggi, di questo sabato per tutti voi. Inizieremo adesso con due game di StarCraft, i primi due quarti di finale. Subito dopo ci sarà la finalissima Best of 5 di LoL e poi torneremo questa sera dopo cena alle 21 con le semifinali di StarCraft che ci accompagneranno ovviamente fino alla fine della serata. A questo punto vi ricordo anche quello che è il bracket di questa sera per il torneo di StarCraft. Avremo Kestrel contro Star Eagle, Orion contro Arte e poi avremo Movie Maker contro Evaner e Phoenix Hero contro Jill. Quindi ragazzi, ci sono 8 tra i migliori player italiani presenti quest'oggi qui con noi, come siamo contenti. Guardate com'è bella poi, ti piace la nostra grotta di StarCraft? È bellissima, vero? Veramente, veramente bella. Allora, aspettiamo di poter invitare i primi due giocatori. Inizieremo con Star Eagle contro Kestrel, quindi due giocatori sicuramente di ottimo livello. A questo punto credo che siano pronti. Sentiamo se sono pronti per poter iniziare con questo fantastico torneo. Potete vedere, ci sono tutti i nostri sponsor, ma più che altro abbiamo anche lui. Guarda com'è bello lui, il nostro bellissimo Marauder. Ok, loro sono pronti. Io direi che possiamo iniziare con il primo game di quest'oggi. Star Eagle contro Kestrel. Inizia il Gamers Legacy Championship Summer. Mi dai il via anche te? Ok, anche Guzzo ha annuito e quindi siamo pronti. Ready? Go! Allora eccoli qui, i primi due contendenti che potete vedere anche in basso sulle loro webcam, su Daybreak. Inizia qui le finali del Gamer Championship Summer. In alto a destra come giocatore Terran, arrivato secondo anche al VCS a Napoli, una dei più forti Terran italiani. Il team è Team Red Byte, Star Eagle! Nell'alto angolo, in basso a sinistra, un giocatore del clan Outer Semper. Ovviamente dovrà vedersela contro un grandissimo avversario, ma darà il meglio di sé. E lo vediamo, Kestrel! Iniziamo subito con questo bellissimo Terran contro Terran. Vediamo quello che avranno intenzione di fare. Star Eagle probabilmente parte avvantaggiato, è comunque uno dei favoriti per questo torneo, mentre Kestrel, giocatore della Lega Diamante, potrebbe essere un po' la sorpresa di questo torneo. Per il momento non sta succedendo niente di particolare, direi entrambi i giocatori stanno piazzando la loro bellissima caserma, iniziano a minare, andiamo a vedere anche il numero degli estrattori, ma ovviamente ancora siamo pari con il numero degli estrattori. Che dire, di Daybreak ne abbiamo già parlato, la conosciamo un po' tutti, si chiama Aurora in italiano. Iniziano le prime fasi di scout da parte di entrambi i player. Vediamo che Star Eagle è leggermente più avanti, quindi andrà subito immediatamente ad entrare sulla rampa della base di Kestrel, mentre Kestrel ritarderà leggermente, ma non di tanto, le operazioni di scout. Vediamo se riuscirà a chiudere Kestrel. Certamente no, ed infatti ecco qui che l'SCV di Kestrel, di Star Eagle, è già dentro la base di Kestrel. Vedrà per il momento un po' tutto, vedrà più che altro che ancora il suo avversario non ha preso del gas, ma è la stessa cosa che sta succedendo nella base di Star Eagle. Quindi per il momento i due giocatori hanno una build assolutamente similare. Kestrel va a attaccare l'SCV di Star Eagle, ma si ritrova questo Marine che lo uccide. Nel frattempo credo ancora no, è ancora vivo
invece l'SCP di Starigol, che continua tranquillamente a gironzolare. Per il momento non vedere gas mi fa pensare, intuire, e difatti è così, che Kestrel è già partito con un centro di comando già posizionato tra l'altro proprio sulla Mineral Line, cosa che ancora non ha iniziato a fare Starigol, ma credo che adesso, avendo i minerali sufficienti, eccolo qui, leggermente in ritardo, ma arriva anche il centro di comando da parte di Starigol, di Mau. Adesso vediamo anche il numero delle unità, sono tre marine a testa, ha un SCV in più Starigol, che è quello che non era morto, ma secondo me gli è morto anche a lui, non si sa, Guzzo annuiscimi se gli è morto, non lo sai, anche perché Guzzo sta guardando dal mio schermo, non so se lo sentite. Intanto vediamo che entrambi i giocatori vanno a prendere tutti i loro gas vespeni. Lì va un'altra caserma, per il momento veramente uguale, adesso sta posizionando questa Rax in più Kestrel. Inizia a muoversi anche Starigol. Vediamo che inizia a muoversi, va a far fuori un marine di Kestrel. Aver preso questa Xel'Naga è sicuramente un buon vantaggio per Starigol. Ha il controllo della situazione, potrà vedere quando il suo avversario vorrà uscire e con cosa. Per il momento vediamo che solamente adesso Starigol si sta distinguendo dal suo avversario. È andato a posizionare qui una fabbrica, mentre invece sta arrivando ben tre caserme per Kestrel. Vediamo se vorrà uscire da questa rampa, ma Starigol sarà pronto ad attenderlo all'Axelnaga. Vediamo che adesso potrebbe farsi avanti Starigol, ma troverà i marine di Kestrel. Vediamo, sarà costretto sicuramente a tornare indietro. Vediamo quanti marine perderà, ne perde ben tre. Adesso Kestrel potrebbe avere sicuramente la meglio in questo ingaggio. Perso forse un po' troppi marine Starigol. Adesso Kestrel sarà sicuramente safe grazie anche a questo bunker. Vediamo che Starigol invece ha già posizionato questa fabbrica, sta posizionando un reattore su questa caserma e arriva adesso immediatamente anche lo spazioporto. Avremo anche uno spazioporto da parte di Starigol, mentre Kestrel sta finendo adesso, sta ultimando la sua terza caserma. Abbiamo il bunker, mettici dentro anche questo marine, ecco il bunker è pieno. Potete vedere com'è contento il nostro Marauder qui davanti alla scrivania, che sta osservando insieme a noi, a tutti voi, questo bellissimo TPT. Adesso Starigol probabilmente cercherà una partenza anche con delle Banshee, perché sta facendo volare questa caserma, questa fabbrica sta volando un po' ovunque, ha cambiato idea svariate volte. Ci sono in questo momento anche un'officina bellica per Kestrel, che quindi sembra voler andare di massa a Marine e probabilmente anche Marauder. Abbiamo la ricerca dello scudo balistico, mamma mia, mi ricordo anche come si chiama lo scudo balistico. Adesso probabilmente vediamo se verrà ricercato anche il clock, ricerca anche il clock Starigol. No, per fortuna per Kestrel abbiamo già un'officina bellica e quindi probabilmente riuscirà a mettere delle torrette in tempo, mentre inizia a muovere Kestrel anche questi marine, inizia a muovere per prendere un po' di map control, ma esattamente in quel secondo quando se ne va, ecco che Starigol riprende il controllo della Xel'Naga, vedrà adesso i marine che avanzano e difatti va ancora una volta a salvare il suo. Ottimo scambio su quella Xel'Naga, mentre per il momento direi che solo adesso è andato a creare questa fabbrica Kestrel. Andiamo a vedere anche il numero dell'economia, sono 36 gli estrattori per Starigol, 37 per Kestrel, che però in questo momento tra l'altro è curioso, e tutti e due i giocatori sono supply blocked, ma intanto inizia a muoversi, inizia a volare la prima Banshee di Starigol. Vediamo che ancora non ci sono delle torrette lanciamissili posizionate da nessuna parte. Arriva lo spazio porto anche per Kestrel, decisamente veramente molto in ritardo rispetto al suo avversario. Tra l'altro ancora non vedo le torrette, i due centri di comando da parte di Kestrel sono praticamente tutte e due senza energia per poter fare una scan, quindi questa Banshee potrebbe fare anche grossi danni. Vediamo che si sta avvicinando, è arrivata la Banshee, vediamo quante kill si porterà a casa. Per il momento una, due, sono già due, tre le kill della Banshee, potrebbero arrivare anche a 4 o 5, adesso probabilmente dovrebbe mettere il clock, bravissimo Starigol, grandissima mossa di Starigol che sta facendo veramente grandi danni al suo avversario. Vediamo quante sono le kill, vediamo se arriverà in doppia cifra, 5, 6, 6, sono 6 kill. 6 kill, ma secondo me non si fermerà Starigol, continuerà ad arrassare il suo avversario sapendo che ancora non è in grado, non è pronto a difendersi. Ha creato adesso la torretta lanciamissili, ma non è a raggio di questa Banshee che può continuare a colpire questa raffineria tranquillamente. Adesso deve stare attento perché stanno arrivando veramente un'enormità di marine, guardate quanti sono i marine di Kestrel. Vediamo che adesso proverà a chittare
questa Banshee, ma si salva. Grandissimo lavoro, bravissimo Star Eagle. Grandi, grandi danni al suo avversario. Con semplicemente una Banshee adesso Star Eagle sembra essere ottimamente difesa. Andiamo a vedere l'economia. 45, comunque sempre avanti di estrattori Kestrel. Quindi sta tenendo una buona macro il giocatore degli Outer Semper. Ma guardate, questi Marine hanno veramente subito tantissimi danni. Non sono morti, ma hanno pochissima vita. E adesso ci sono anche le Medivac. Ma ancora, guardate, che Star Eagle continua a dar fastidio con questa Banshee. 5 uccisioni per questa Banshee, che però va giù. Bravo Kestrel, in questo caso riesce a difendersi. Anche queste Medivac che saranno importanti, fondamentali per curare questi Marine, che certamente non stanno molto, molto bene. Andiamo a vedere che Star Eagle intanto si sta rinforzando con tantissimi Siege Tank. L'economia in questo momento è avvenuto il sorpasso da parte di Star Eagle, ma sembra voler uscire. Kestrel sembra volere farsi in avanti, si sta muovendo. Inizia ad avanzare Kestrel con tantissimi Marine. Hanno anche l'upgrade a uno all'attacco. Per il momento uguale la risposta di Star Eagle. Abbiamo il controllo della Xel'Naga in questo momento. Vediamo quanto aspetterà prima di attaccare. Intanto si sta avvicinando anche questa Medivac. Si sta avvicinando anche questa Medivac. L'esercito di Star Eagle in questo momento non sembra essere in grado di poter contrastare questa Medivac. Ma ci sono pochi Marine. Vediamo infatti che è costretto a spostare buona parte dell'esercito. Costretto a spostare buona parte dell'esercito. Potrebbe far fare questo modulo tecnologico. Adesso questi Marine, non so però quanti danni potranno fare a Star Eagle, che sembra essere ottimamente posizionato per potersi difendere sia sul fronte centrale sia in caso di eventuali drop. Guardate questo tank che praticamente va a difendere anche tutta la Mineral Line dalla sua parte. Ci sono ora veramente tantissimi tank. Sono ben 6 i tank di Star Eagle e 40 Marine contro 57 Marine ed un solo tank da parte di Kestrel. Ancora nessuno dei due giocatori sembra aver messo in costruzione il terzo comando orbitale o il centro di comando, mentre parte la scan. Non so se sia riuscita a vedere questa Medivac. Kestrel, in questo momento uno all'attacco per entrambi i giocatori, sta per arrivare l'uno alla difesa da parte di entrambi. Sono tanti tank, però sono sempre di più i tank da parte di Star Eagle. Continua a muoversi Star Eagle. Ma si muove anche Kestrel che adesso sembra voler provare a passare dall'altra parte. Vediamo come andrà questo ingaggio, potrebbe essere anche risolutivo. Non so se Kestrel è posizionato in maniera ottima per riuscire a reggere. Infatti questi tank fanno grandissimi, enormi danni a questa massa bio da parte di Kestrel, che difatti è costretto a fuggire mentre Star Eagle sta facendo mettere in sicurezza questo comando orbitale. Mi siamo persi anche il drop da parte di Star Eagle. Adesso lo Psy è nettamente in vantaggio da parte del giocatore del team Red Byte Italia. 1-1 gli upgrade per Star Eagle, 1-1 anche da parte di Kestrel. Ma ha già una terza operativa la Star Eagle. Infatti guardiamo quanto sta minando, no, in verità sta minando di più Kestrel in questo momento, perché ha molti più SCP, ma non ci metterà poco Star Eagle a ripareggiare questa situazione. Siamo 163 a 155 di Psy. L'esercito di Star Eagle è ben messo per potersi difendere sia in caso un attacco sulla Natural sia un attacco sulla terza. Adesso vediamo quando Star Eagle deciderà di uscire. 162, 177, 71 gli estrattori per Star Eagle, 67 per Kestrel. E inizia a muoversi Star Eagle, inizia a muoversi sul lato basso di Daybreak. Vediamo se riuscirà a non farsi trovare da questo cerchio, ma adesso potrebbero incrociarsi. Perde, rischia di perdere alcune Medivac. Star Eagle riesce a salvarle, a far fuori buona parte dell'esercito di Kestrel. Ma potremmo andare in best trade, ma probabilmente no, perché guardate, Star Eagle ha lasciato epicamente questi due tank per evitare un rambai da parte di Kestrel. E adesso entra prepotentemente nella base del suo avversario. Star Eagle sta attaccando violentemente tutto. Io rischio anche di morire, ma Star Eagle sta facendo dei danni incredibili. Va ad attaccare anche da dietro, potrebbe perdere i tank Star Eagle, ma non ci riesce a difenderli.
guardate lo psi, 130 a 112, grandissima la decisione di Starigol, attaccato nel momento migliore. Adesso Kestol prova a droppare dei marine per far fuori questi tank, ma guardate che Starigol sta già ripartendo con un'armata ancora più potente di quella precedente, 97 a 173, Starigol sta prendendo il largo in questo momento. Starigol adesso ancora una volta sulla Mineral Line della terza exp del povero Kestol, che in questo momento sembra essere sempre più vicino a dover dare il GG, 79 a 184. Starigol in netto vantaggio sia sull'economia sia sull'army composition. Sta provando a difendersi in qualche modo Kestol, ma non so veramente cosa possa fare. Sembra essere veramente a un passo da prendersi il primo game. Starigol 186 a 66. Siamo... E arriva il GG, well played. Starigol 1, Kestol 0. Grandissimo, grandissimo game quello di Starigol. Annuisci se sei d'accordo. Adesso proverei a parlare. Sembra di voler provare a parlare. Potrebbe anche provare a parlare, no? Parli? Non parli? No, ha deciso di no. Ha deciso di no. Nel frattempo mi stanno anche dicendo che a qualcuno lagga. Ovviamente la qualità è molto molto elevata, quindi se aspettate un attimo abbasso un secondo la risoluzione e ritroverete subito in diretta. Un secondo solo.